Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo piccolo generatore di ozono. Questo prodotto, come tanti altri prodotti, è stato in offerta sul nostro canale Telegram. Se non siete iscritti, nella descrizione di questo video trovate il link per potervi iscrivere e trovate anche il link per acquistare il prodotto. Vi ricordo che acquistando il prodotto dai nostri link supporterete gratuitamente il canale. Voglio fare una piccola premessa da un punto di vista normativo. Attualmente in Italia l'ozono può essere commercializzato ed usato esclusivamente come sanificante. Per l'eventuale uso come disinfettante, vale a dire come prodotto specificatamente atto a combattere, ridurre, eliminare o rendere innocui i microrganismi, occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo sui biocidi, che è qualcosa che arriverà penso a breve. Per quanto attiene invece l'identificazione e la caratterizzazione dei pericoli, l'ozono è una sostanza pericolosa sia per le sue proprietà intrinseche fisiche che per quelle tossicologiche ed ecotossicologiche. I principali effetti tossici dell'ozono sono riconducibili alle stesse proprietà che ne determinano l'efficacia, vale a dire la capacità di agire come agente ossidante. Per chi voglia approfondire l'argomento, allego nella descrizione di questo video il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità numero 56 del 23 luglio 2020. In più, sia nella scheda qui in alto che alla fine di questo video, troverete altri miei video riguardante la sanificazione ad ozono. Vediamo adesso l'efficacia dell'ozono nel settore alimentare. Fra le varie possibili applicazioni dell'ozono o dell'acqua ozonizzata rientra ad esempio la riduzione della carica microbica superficiale di prodotti ready to eat, cioè pronti da mangiare, quali ad esempio frutta e verdura, al fine di prolungarne la shelf life, cioè la scadenza. Inoltre abbiamo l'abbattimento di microrganismi patogeni potenzialmente presenti, quali ad esempio la salmonella, listeria, il campylobacter, l'escherichia coli, eccetera, su materie prime di origine animali, quali carne e pesce. Troviamo poi la degradazione e la rimozione di residui di pesticidi da prodotti ortofrutticoli. Inoltre l'uso come alternativa ai fumiganti per il controllo degli insetti infestanti. Oppure sia per la sanificazione delle superfici e degli impianti, sia per i macchinari stessi. Diversi studi hanno specificamente valutato l'efficacia dell'ozono o dell'acqua ozonizzata come virucida in ambito alimentare o di produzione agroalimentare. È stato poi effettuato un confronto fra diversi tipi di trattamenti virucida, nello specifico con l'acido acetico, il perossido di idrogeno, l'acido cloridrico, il sodio ipoclorito, il trattamento al calore secco, il trattamento con acqua a 65 gradi e a raggi ultravioletti. In questo confronto l'ozono si è mostrato fra i più efficienti, riducendo mediamente del 32% le concentrazioni di diversi virus vegetali. L'utilizzo poi di acqua ozonizzata a 6,25 ppm è stata valutata per la disattivazione dei norovirus surrogati, quali gli MNV e ITV, in germogli alfalfa o erba medica, con tempi di trattamenti variabili da 30 secondi a 30 minuti, mettendo in evidenza una riduzione dell'infettività virale variabile da 1,7 a 5,6 logaritmi. Vediamo adesso le specifiche tecniche di questo generatore di ozono. La casa costruttrice dichiara una produzione di 500 mg ora di ozono. C'è la possibilità di regolare l'erogazione in 6 intervalli di tempo, preselezionati in base all'utilizzo da effettuare. Gli intervalli di tempo variano premendo questo pulsante da 5 minuti, 10, 15, 20, 30 e 60. Le dimensioni sono 240x160x70 mm. Il peso è circa un chilo. Nella confezione, oltre al generatore di ozono, è incluso anche un alimentatore, due accessori da immersione e due tubicini. Se volete altri contenuti del genere sul mio canale o approfondimenti, scrivetelo nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Grazie e al prossimo video. Ciao!